L'impala dello Swaziland è un animale solitario. Si riproduce nella stagione dei monsoni, mentre il vulcano Gualahiri domina dall'alto la savana. Come in ogni razza, è sempre la femmina a scegliere il corteggiatore. Più lontano, i cuccioli di coguaro si contendono quello che un giorno diverrà il loro regno. Il piccolo ha già imparato a marchiare il territorio. Quest'anno le precipitazioni non sono state abbondanti. L'Hippopotamus aquaticus non può che restarsene spiaggiato, attendendo l'arrivo della pioggia. In questo momento la situazione sembra tranquilla, ma in natura il pericolo si nasconde sempre dietro l'angolo.